welcome or welcome back to my channel. Oggi sono qui per presentarvi le Pupart Palette. Queste palette sono super innovative e sono perfette sia per coloro che sono alle prime armi, che si stanno avvicinando al makeup, sia per chi è un makeup addicted, un makeup lover, un amante del makeup. Le Pupart Palette si suddividono in quattro categorie, ragazzi, sono tantissime, sono meravigliose. Abbiamo la palette Pupart nella misura small, nella misura medium, nella misura large e nella misura extra large, che è quella che io adoro di più in assoluto ed è quella che andremo per l'appunto ad utilizzare per il makeup tutorial. Ad eccezione delle palette Pupart XL, che contengono all'interno sia ombretti matte che shiny, tutte le altre, quindi le small, le medium e le large, sono suddivise per finish di ombretti. Infatti queste palette prendono il nome di matte oppure shiny. Chiaramente io andrò ad utilizzare la Pupart XL perché all'interno contiene entrambi i finish e non potevo non realizzare un look escludendo uno dei due finish. All'interno delle Pupart troviamo degli eyebrow gel, dei correttori, in alcune troviamo dei blush. La cosa che caratterizza le Pupart che all'interno contengono la palette labbra è che sono stati inseriti, oltre delle colorazioni classiche standard, anche i colori primari, il bianco e il nero. Quindi a seconda delle nostre esigenze saremo in grado di customizzare, personalizzare il nostro rossetto perfetto per la nostra occasione. Sono anche molto contenta di vedere all'interno delle palette transition color che vanno bene per la pelle scura. Per esempio nella XL abbiamo dei terracotta, dei marroni caldi finalmente, e di questo sono molto grata al direttore artistico che ha pensato di introdurre queste colorazioni, quindi è veramente completa. E per concludere, all'interno troviamo anche delle novità. Abbiamo dei colori olografici che possiamo inserire al di sopra dell'ombretto nero per avere l'assoluta saturazione di questo colore, oppure possiamo metterlo tranquillamente su un altro ombretto dal finish shiny, satin o opaco, perché no? Tutto sta nella vostra creatività. Prima di parlarvi delle Pupart palette, prima di espormi pubblicamente con voi, mi sono assicurata che queste palette fossero adatte a tutti gli incarnati. Quindi abbiamo delle mie amiche che si sono prestate per provare le altre palette. Quindi all'interno di questo video vedrete anche altri look bellissimi che sono stati realizzati su incarnati diversi. Abbiamo una pelle super chiara, abbiamo una pelle medio chiara olivastra ed abbiamo anche un incarnato molto più scuro del mio. So don't stop, I don't wanna hear anything. Queste palette sono inclusive. Ok ragazzi, partiamo con il look occhi. Vi faccio vedere anche la palette aperta così vi rendete conto un po' della struttura di essa. Vado con il transition color del colore che vi ho indicato precedentemente per poi andare ad intensificare con questo marrone caldo. Dal momento che vado a fare una cut crease, ovviamente stendo l'ombretto su tutta la palpebra fissa. Ora vado con l'ombretto nero e con un altro pennello vado sull'angolo esterno del mio occhio, andando a toccare leggermente la palpebra mobile. Vado adesso sulla palpebra inferiore per intensificare maggiormente questo look, che è universale, quindi lo possono indossare tutti gli incarnati. E adesso vado di nuovo con il nero per intensificare ancora di più questa sfumatura che ho creato. A questo punto vado con l'ombretto nero e mi concentro sull'angolo esterno della mia palpebra e vado, dopo aver fatto la cut crease con il correttore, con un pennello per prendere l'ombretto e stenderlo piano piano sulla palpebra mobile. Vado poi con il colore indicato e lo applico al centro della palpebra mobile. Leggermente più all'interno vado con quest'altro colore, che è un bronzo. Ovviamente su di me rimane neutro perché, essendo scura di pelle, questo ombretto equivale ad un colore nude. Vado al termine della struttura della mia cut crease con questo Deep Olive, sì, è un ombretto con undertone oliva, verde oliva. Il mio look occhi è terminato. Ora vado con
il mascara che vedete indicato che è all'interno della palette e preparo le mie ciglia, perché poi andrò ad indossare delle ciglia finte. Ma prima di indossarle vado con questo colore duochrome, che come potete vedere tende anche questo al verde. A questo punto delineo una bella wing liner, quindi vado a fare la struttura del mio eyeliner piano piano con precisione e vado a stendere di nuovo il colore dove la saturazione non è omogenea, quindi vado ad omogeneizzare tutto quanto. Vado ad intensificare ancora di più il mio look stendendo la matita che è all'interno della palette Pup Art XL, che sta per extra large. Tra l'altro ragazzi, questa palette è in due versioni, una con colori caldi e un'altra con colori freddi. Come avete potuto notare, adesso passo alle mie labbra. Prima traccio i bordi con i rossetti indicati e poi vado all'interno con quest'altro rossetto che ho deciso di cambiare proprio per farvi vedere quello che dicevo prima all'inizio del video. Vado con questo giallo e lo scaldo perché sapete benissimo che a me piacciono i nude pescati, quindi per la teoria del colore con un giallo il tutto si va a scaldare e mi concentro sulla parte centrale del le mie labbra per avere un effetto leggermente ombre, quindi non è un nude classico, è un pochino più strutturato e mi piace molto. Fatemi sapere ragazzi con un like se queste labbra che ho disegnato vi piacciono e adesso con questo ombretto qui ragazzi vado a fare il mio blush, perché sì, questi ombretti sono talmente pigmentati che possono essere utilizzati tranquillamente per altre funzioni. Infatti con quest'altro ombretto che avete visto vado a stendere un highlighter perché è perfetto per il mio incarnato e in particolar modo per gli incarnati scuri. Ragazzi, il look è terminato, fra poco vedrete anche gli altri look sugli altri incarnati. Spero che questa mia iniziativa possa esservi utile per rendervi conto della potenzialità di queste palette che potete trovare sin da adesso sul sito ufficiale di Pupa. Ovviamente nel box in descrizione trovate tutti i link. Eccoci qua ragazzi, ora ci sono le ragazze che vi mostreranno come sono riuscite a realizzare i loro look. Allora, partiamo da una medium skin. Geraldine sta utilizzando la palette Pup Art L. Ha appena steso l'ombretto sulla palpebra mobile e poi anche un po' di illuminante su quella fissa. Dopo aver applicato eyeliner e mascara, va con il bronzer all'interno della palette, con l'illuminante che le dona tantissimo e il blush. Per finire usa un rossetto rosso all'interno della palette e poi lo lucida. Adesso passiamo a Cady, che ha, come potete vedere, un incarnato molto molto più scuro del mio e per la realizzazione del look ha utilizzato la Pup Art Shiny Medium con all'interno gli ombretti più caldi. Ha fatto la struttura del Halo Smokey Eye, poi con un correttore che è all'interno della palette prepara l'ombretto che sta per stendere e poi lo va ad intensificare con un altro colore che vediamo che sta prendendo con il pennello di Pupa, sfumando sulla palpebra fissa. Adesso con i colori indicati va a stendere il rossetto e ovviamente prima stende quello più scuro e adesso invece sta stendendo quello che è più chiaro. Ok ragazzi, adesso passiamo alla pelle super super chiara. Lorena utilizza la Pup Art Matte & Shiny XL, che è la stessa che ho utilizzato io. I primi colori sono gli stessi identici che ho utilizzato anch'io. L'unico colore che utilizza che è diverso è il colore della Cut Crease. Va poi con il mascara e per terminare il look stende un rossetto super cremoso sulle sue labbra. Bene ragazzi, come avevo anticipato prima, questo lancio delle palette Pup Art, oltre ad essere super smart, è anche inclusivo, perché in base alle vostre preferenze sottotono e incarnato potrete scegliere la palette o le palette perfette per voi. Noi ci vediamo al prossimo video ragazzi.